È stato uno dei primi associati al consorzio di bonifica di Anagni ed oggi, al traguardo del secolo di vita, è ancora lì, protagonista del mondo agricolo della Ciociaria e della zona di Anagni. Stiamo parlando del signor Francesco Savone, che ha visto i suoi 100 anni festeggiati insieme al consorzio di bonifica a sud di Anagni e al comune della Città dei Papi. È stato uno dei primi agricoltori, quindi ha fatto tante battaglie. Uno dei primi soci Coldiretti, che poi io ho un affetto particolare perché, diciamo, stando abitando vicino la sua casa, quindi mi ricordo che da piccolo andavo sempre lì, giocavo con lui e quindi, insomma, è un ricordo molto piacevole di Francesco. Anche il comune è voluto essere presente a questo evento che ha assunto una portata storica proprio per il ruolo che il signor Francesco ha assunto nel corso degli anni. Il nostro amico Francesco aveva appena 4 giorni di vita quando appunto inizia a vivere, inizia questa nefasta guerra, quindi una storia, abbiamo sentito prima, ci raccontava poi della Seconda Guerra Mondiale, dell'Albania, insomma veramente una fetta di storia importantissima per la nostra città. Poi Francesco, un agricoltore vissuto della sua terra, del suo lavoro, momenti importantissimi, la storia della nostra città. È una famiglia longeva, 100 anni, 97 il fratello, 93 l'altro, insomma veramente una famiglia sana, una famiglia che è arrivata con Francesco a solcare questo secolo e gli altri che si avvicinano. Ci auguriamo di festeggiarli insieme a 100 anni anche loro. Ed il signor Francesco, che ne ha viste di tutti i colori, attraversando il secolo funestato delle due guerre mondiali, ha ricordato proprio quando da soldato ha vissuto la fame e la disperazione, combattendo la campagna di Cefalonia tra Albania e Grecia. In guerra sei stato, mi hai detto, in Grecia o in Albania? All'Albania. Poi siamo avanzati, sono stato in Grecia, alla Grecia. La fama.